Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video della Pantera dello Swap. Oggi continuiamo a parlare dei liquidi Viturianos. Ringrazio VaporStyle perché mi ha omaggiato di questi altri liquidi che mi mancavano per avere una mia opinione, per fare comunque una recensione. In descrizione trovate il sito VaporStyle, mi raccomando andate su quel sito perché ci sono bei prezzi ed è un sito affidabile. Allora, oggi facciamo prima tre liquidi e poi spezzerò con un altro video. Allora, andiamo a parlare di Donna Amalia, Furore, Capri, Albori e Tramonti. Oggi facciamo Donna Amalia, Albori e Tramonti. Questi altri due qua li lasciamo per il prossimo video, quindi state in campana che uscirà anche la recensione degli altri due. Allora, facciamo il primo che è Donna Amalia, che è un mandorle. Allora, è un liquido mandorle caramellate con nocciole tostate, pistacchio, crema pasticcera e una leggera nota di vaniglia. Adesso lo vado prima ad odorare. Subito proprio si sente la mandorla, comunque la mandorla caramellata. Allora, molto buono l'odore. Lo andiamo a provare. Ragazzi, io credo che con questi altri 5 abbiamo concluso proprio la linea dei Viturianos. Anzi, no, manca Napolé, che sarebbero i struffoli napoletani. E anche quello andrò a prendere e comunque ci faccio una recensione. Ripeto, questi qua sono stati offerti da VaporStyle per avere una mia opinione e per farci una recensione, quindi poi gli diamo un'altra botta facendo calare il liquido da sopra e andiamo con liscio. Allora, si sente subito comunque la mandorla caramellata, quel caramello che comunque è un sapore deciso proprio in questo liquido. Io vorrei provare un attimo ad alzare con i watt. Mi sono tenuto basso perché con i liquidi di Vitruviano bisogna comunque svapare con wattaggi tranquilli. E adesso voglio alzare un attimo per vedere una cosa. Ok, allora questo liquido qua va comunque dato comunque un wattaggio leggermente più alto per avere un po' il vapore molto più caldo per far sì che tutti gli ingredienti che ci sono all'interno si riescono a sentire. Quindi io così riesco a sentire sia la mandorla con il caramello, riesco a sentire anche una leggera nota di tostatura che sarebbero comunque le nocciole, il sapore delle nocciole. La nota di pistacchio si sente nel finale con quella leggera sfumatura di vaniglia. Buono ragazzi! Sì, sento anche quella cremosità che sarebbe sicuramente comunque la crema pasticcera, che è proprio diciamo che la base ed è buonissimo.
Quindi questo qua va svapato con wattaggi leggermente più alti per avere un vapore più caldo e far esplodere tutti i sapori. Essendo che ci sono ingredienti abbastanza complicati da sentire, perché crema pasticcera con nocciole tostate, la crema è abbastanza forte, come il caramello che c'è all'interno, che comunque ci sono le mandorle tostate, mandorle caramellate. Quindi alzando con i wattaggi riuscite a sentire un po' tutto quello che c'è in questo liquido ed è buonissimo. Oddio, anche a wattaggi bassi è buono, però non riuscite a sentire proprio tutto quello che c'è in questo liquido. Quindi ragazzi, per me questo liquido Donna Amalia si becca un bel 8 e mezzo. 8 e mezzo perché è buono. Però, a me non mi piace quel sapore di pistacchio nei liquidi, quindi ecco perché 8 e mezzo, però il liquido è buono, ragazzi, quindi è buono. Provatelo, perché i gusti comunque sono soggettivi. A me può piacere una cosa, a voi può piacere un'altra. Quindi io dico che il liquido è fatto bene, è buono, però per me, visto che il pistacchio, quella nota pistacchiosa che c'è, comunque anche una sfumatura che non si sente tanto, però non la gradisco perché non mi piace il pistacchio nei liquidi. Quindi 8 e mezzo. E Donna Amalia 8 e mezzo. Adesso andiamo a Tramonti. Tramonti è un latte con cereali fresco e cioccolato. La nota cioccolatosa se la sento comunque. Allora, adesso andiamo subito a provare Tramonti. E andiamo con Liscio. Si sente il cioccolato perché è quello che si sente di più in questo liquido. Riesco a sentire anche i cereali. Ora vado ad abbassare un attimo con i watt. Anche questo liquido qua è un liquido da svapare con wattaggi bassi per sentire il liquido perfetto e buono. Ed è buono, ragazzi, perché sento comunque il cioccolato col gusto di cereali, accompagnato comunque da una nota di latte, e quindi ti rimane anche la bocca bella buona. Sembra che hai fatto colazione la mattina con i cereali, latte, con i cereali al cioccolato, ed è buono. Ottimo questo, ragazzi, ottimo. Questo qua è veramente buono. Per me questo qua si becca un bel 10 perché è molto buono. Molto buono. Passiamo al prossimo, che è Albori. Questo qua. Prima abbiamo fatto Donna Amalia, poi Tramonti e adesso facciamo Albori, che è un latte e fragola.
Questo è eccezionale sicuro, perché l'odore è buonissimo. Mamma mia. Ragazzi, porca di quella. Non voglio dire la parola. Anzi, la dico, porca di quella puttana, è troppo buono. Sembra di mangiare una Big Bubble. Ragazzi, è eccezionale, spettacolare questo qua. Porca di quella puttana, davvero, ragazzi, è davvero buono. Ragazzi, si sente proprio la fragola, si sente quel gusto della chewing gum, della Big Bubble. Non so se ve li ricordate, quelle là con una parte bianca e l'altra rosa. Ed è eccezionale, ragazzi, si sente tutto. Ragazzi, è buonissimo, che dire, per me questo qua si becca un bel 10 pieno, perché è buonissimo ed è da provare, ragazzi. Ragazzi, che dire, per me questi tre qua sono buoni. Io ho dato comunque un voto a quello là con il pistacchio all'interno, gli ho dato un 8,5, ma per gusti personali non è che non è buono, anzi è ottimo, è un liquido fatto veramente bene, però a me la nota di pistacchio nei liquidi non mi piace, non mi piace, quindi perciò ho dato quella votazione là. Però è buonissimo. Se allora per me è 8,5, ma se devo valutare il liquido come è fatto è 10, quindi ci metto anche la firma, perché il liquido è fatto bene, è 10. Quindi ragazzi, che dire, per me questi tre sono da provare, sono buonissimi. Nel prossimo video facciamo Capri e Furore. Ringrazio VaporStyle per avermi inviato questi liquidi da recensire. Vi ricordo, in descrizione trovate il sito VaporStyle. Dateci un'occhiata, perché comunque è un sito dove ci sono prezzi buoni ed è un sito affidabile. E io vi saluto con la svapata. Ciao a tutti!